Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati, e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Cari amici, ben ritrovati. Siamo giunti ormai alla settima domenica di Pasqua. È una domenica speciale perché è dedicata all'ascensione del Signore. Molti vedono l'ascensione come la fine delle apparizioni del risorto. Per così dire, salendo al cielo, Gesù finisce per sparire alla vista dei discepoli e non farsi vedere più. Ma in realtà l'ascensione è piuttosto da considerare come un apice, non una fine, ma sottolinea il fatto che Gesù si rivolge verso il Padre. Se noi guardiamo gli avvenimenti, possiamo pensare che l'ascensione sia un nuovo fatto. C'è un fatto la mattina di Pasqua, Gesù esce dalla tomba, c'è un fatto 40 giorni dopo in cui Gesù sale al cielo. Ma in realtà, a pensarci bene, ascensione non è nient'altro che un nome diverso della Pasqua, un nome che sottolinea un aspetto particolare. Forse conviene ormai al culmine di questo tempo speciale nell'anno liturgico riepilogare le diverse immagini della risurrezione. Io posso dire svegliarsi, alzarsi in piedi, cioè sorgere o risorgere, innalzarsi, ascendere o salire, sedersi alla destra del Padre. Sono queste, si debbono definire correttamente, metafore, cioè immagini che oltre l'immagine materiale che ti presentano hanno un significato più profondo. Le percorriamo rapidamente. La risurrezione può essere chiamata con il verbo svegliarsi. I cristiani primitivi dicevano: Gesù si è svegliato da morte, e con questa immagine dello svegliarsi alludevano al fatto che Gesù era entrato nella nuova vita, che la morte era superata. Anzi, lo dicevano in due modi: dicevano Gesù si è svegliato, ma anche Gesù è stato risvegliato dal Padre. L'immagine che segue immediatamente è quella di alzarsi in piedi. Proprio come nella mattina noi ci svegliamo, ci sgranchiamo un po' nel letto, poi ci alziamo in piedi. E anche questo i cristiani primitivi hanno usato come metafora della risurrezione di Gesù. Dicevano: Gesù si è alzato in piedi, il Padre lo ha alzato in piedi, perché in piedi riacquista, non solo è sveglio, ma una nuova solidità, una nuova capacità di interlocuzione. L'altro verbo molto usato è innalzare. Gesù è stato innalzato, nella morte è stato buttato giù, è stato buttato addirittura in una fossa. Il Padre lo ha innalzato, lo ha tirato su. Ed è qui che si lega l'immagine caratteristica dell'ascensione. Gesù è asceso, cioè è salito. Asceso è l'opposto di disceso. È disceso nella morte, è asceso al cielo. Allora, cari amici, adesso capite bene perché vi ho detto che ascensione è un altro modo per parlare della risurrezione, sottolineando che Gesù nella risurrezione viene a trovarsi accanto al Padre. Infatti l'ultima immagine a cui accenniamo è sedersi alla destra del Padre. Gesù è risorto
è salito al cielo, si è seduto alla destra del Padre. Vedete che sono tre metafore, non è che Dio è seduto in un trono e lì a fianco c'è un tronetto più piccolo per Gesù. È un'immagine che ci fa percepire una realtà invisibile, come Gesù sia stato svegliato, innalzato e posto in una condizione che è quella stessa di Dio. Questa partenza di Gesù, se la guardiamo dal nostro punto di vista, che cos'è? Un momento malinconico? Gesù è sceso al cielo, noi non lo vediamo più. I lunghi discorsi di addio nel Vangelo di Giovanni, ne abbiamo letto tanti pezzi nel corso del tempo pasquale, vogliono proprio superare questa questione. Gesù dice nei discorsi di addio: vado, ma non vi lascerò orfani. Vado via, ma sono ancora con voi. Non è come quando un padre muore che lascia i figli orfani. Non vi lascerò orfani, ritornerò a voi. E anzi, in quella notte in cui è l'idea che Gesù partisse, molti erano tristi, Gesù diceva: è meglio per voi che io me ne vada, perché se me ne vado io sarò presso il Padre e vi potrò aiutare in una maniera molto più profonda, sarò molto di più vicino a voi quando sarò andato di adesso che sono qui visibile davanti a voi. Per esempio, nei discorsi da Dio ci sono parole che senz'altro ricordiamo, le abbiamo meditate qualche domenica fa. Diceva Gesù ai suoi discepoli: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. Certamente ricordate queste bellissime parole di Gesù a Filippo. Gesù nella ascensione ha portato la realtà dell'uomo dentro Dio. Seduto alla destra di Dio c'è un uomo. Anzi, se lo diciamo con più profondità, dobbiamo anche dire che all'interno della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, con la Pasqua e l'ascensione di Gesù è stato inserito anche l'essere uomo, l'essere umano, perché il Figlio di Dio è diventato umano, è diventato Gesù. Questo dunque è il mistero grande dell'ascensione. Desidero anche che ricordiamo un attimo le parole che Gesù dice a Maddalena la mattina della risurrezione, quando finalmente Maria Maddalena lo riconosce, lo abbraccia e lo tiene stretto ai piedi. E le parole di Gesù sono molto istruttive, hanno a che fare con l'ascensione. Dice Gesù a Maria: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, non sono ancora asceso al Padre, ma vada ai miei fratelli, di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Sono parole importantissime, perché attraverso queste parole Gesù dice che con la sua ascensione fa sì che il Dio suo diventi anche il Dio nostro. Attraverso la salita al Padre, il Padre suo diventa anche il Padre nostro. Come facciamo però noi a superare questo senso di assenza? E Gesù è presso il Padre, ci è molto vicino, ma noi non lo sentiamo. Quali segni abbiamo della sua presenza? Oggi ci aiuta il Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato. Nell'ultima frase, nella penultima dice che Gesù sale al cielo e nell'ultima aggiunge: allora i discepoli partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Dunque la presenza di Gesù è proprio questo. Se vuoi sentire la presenza di Gesù, se non ti basta saperlo presso il Padre accanto a te, ma lo vuoi proprio, per così dire, toccare, allora non ti resta che metterti in missione. I segni che accompagneranno la tua missione sono le prove che il Signore è presente lì con te. Se vogliamo fare un riassunto, una frase riassuntiva, il grande segno dell'ascensione è la fecondità della missione.
La fecondità della missione della Chiesa non è data dalla abilità degli uomini. Certo, i discepoli debbono inventarsi le tecniche della missione, devono andare nei posti dove annunciano, devono imparare la lingua del posto, altrimenti l'annuncio non c'è. Ma la forza viene dal Signore. È proprio quando la missione riesce che il cristiano capisce che il Signore è lì vicino e lavora con lui. Ripetiamo le parole che ha scritto il Vangelo di Marco. Allora essi partirono e predicavano dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Dunque il Signore è asceso, ma non è lontano. È Lui la forza della nostra forza. E su questo si può fare una meditazione e che si collega con la seconda lettura che abbiamo ascoltato oggi. Quando noi parliamo di missionari, parliamo di cose belle che ci sono, ma anche di incompiutezze. Il missionario sa che non può fare tutto, come il discepolo di Gesù. Può fare qualcosa, ma rimane un altro spazio, e allora proprio in questo spazio, nella sua insufficienza, capisce che la parola decisiva non è semplicemente che ci sia un altro missionario a 50, a 1000 chilometri, ma è molto importante che il Signore agisca in lui e agisce negli altri. Ecco le parole che vi volevo ricordare dalla lettera agli Efesini. Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti per essere pienezza di tutte le cose. Ascoltiamo bene. Dice la lettera agli Efesini, ascese per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo si edifica con tanti ministeri. Allora colui che è uno di questi ministri, forse un apostolo, o forse no, forse un teologo, forse no, forse un confessore, forse no, forse sa visitare un malato e consolarlo. Ci sono infiniti ministeri. E allora vorrei chiudere, cari fratelli, cari amici, con questa parola. Se noi guardiamo quello che siamo, anche il bello che siamo, è una cosa limitata. Abbiamo bisogno che le cose belle che noi facciamo, che non sono complete, siano completate da altri che sono in comunicazione col Signore. Quel poco che faccio, il Signore lo fa attraverso di me. Quel poco che faccio è la forza del Signore che lo fa. E quindi mi rallegro che più in là c'è qualcun altro che con la forza del Signore sa fare quello che io non so fare. Cari amici, nella vita il segreto è proprio questo. Quando siamo piccoli, quando siamo egocentrati, noi vorremmo fare tutto, vorremmo essere perfetti. Maturando, purtroppo si deve dire che non tutti gli uomini maturano e alcuni rimangono bambini egoisti fino alla fine, ma gli uomini che maturano sono gli uomini che si rallegrano perché posso fare davvero qualcosa, ma vedo anche che gli altri possono fare altrettanto e integrare felicemente quello che io ho fatto col sudore della mia fronte o delle mie meningi. Cari amici, un augurio cordiale che vediate nell'ascensione del Signore la pienezza della sua forza che arriva fino a noi. Grazie e arrivederci.